È un piacere per noi avere ancora nella veste di nostra presentatrice l'amica Monica Macatozzo, che da anni non è solo presentatrice, ma anche una nostra sostenitrice, un'amica del festival, oltre che nostra, noi siamo veramente orgogliosi di questo. Quindi diamo il benvenuto, anche se è l'ultima serata, e lei ha presentato tutte quante le serate del festival, quindi la ringraziamo in quanto fatto finora e la accogliamo quindi per questa ultima fatica serale. E quindi da parte nostra i nostri complimenti. Ci tenevo però a spiegare che Monica non è solo una presentatrice, ma esplica la sua vena artistica anche in altri ambiti. Beh, certo, volevo che fosse lei direttamente a parlare di ciò. Sì, è vero, sì, io ho sempre avuto la passione per il teatro, prima di tutto. Ho cominciato a recitare quando avevo 12 anni, quindi parecchi anni fa, con il regista Riccardo Mangano, che mi ha sempre seguito, mi segue ancora adesso, e ho avuto varie esperienze teatrali. E poi, 12 anni fa circa, ho scoperto di avere anche una passione per il canto. E questo mi sta dando molte soddisfazioni, anche perché adesso faccio parte anche di una band, sono la cantante solista di una band, che si chiamano Dario Power, di Spinea. E mi sto divertendo un sacco, mi piace tantissimo, abbiamo un repertorio stupendo dagli anni 60 ad oggi, quindi molto molto bello. E così insomma mi diletto, ho queste passioni e quando posso insomma cerco di potermi sfogare. No, ecco. E lo fai molto bene. Piccolo inciso, Monica, se volete andare a trovare, potete andare a trovare anche il suo primario lavoro. Sì, quello che sì, mi dà sostentamento, certo. Sicuramente. Sì, beh, io sono un agente immobiliare, ho un'agenzia a Trebaseleghe da 17 anni e quindi sì, se qualcuno naturalmente ha bisogno di casa, mi venga a trovare, io sarò ben lieta di cercare di trovare la casa giusta e di accompagnare le persone naturalmente nelle trattative. È una figura molto importante l'agente immobiliare, le volte magari si sottovaluta, ma è molto molto importante, soprattutto in questi tempi, avere un professionista che ti segue è molto importante. Bene, fa piacere. Una tua canzone, un genere, un filone preferito, tanto per capire al di là della vastità del vostro repertorio, cosa a te piace cantare, cioè dove ti diletti di più? A me piace molto, mi piacciono tanti generi, devo dire, comunque in particolare il soul, mi piace moltissimo il jazz, ma anche il rock, perché a me piace cantare anche qualche canzone rock, anche canzoni italiane, per esempio nel mio repertorio c'è anche Sally nella versione di Fiorella Mannoia, che è molto bella, sì, assolutamente, Aretha Franklin, insomma, diciamo che mi diletto in vari generi, mi piacciono la musica, mi piace tutta, devo dire la verità, mi piace un po' tutto. E dove ti possiamo venire ad ascoltare? Beh, per esempio il 20 di dicembre siamo al Dragonfly, in un locale che c'è a Salzano, e con la mia band faremo un concerto lì, quindi vi aspetto. Sono tutti invitati a partecipare. Certo, assolutamente. Come anche stasera, non lo sappiamo, come vedete andate prima, non lo capirete, perché questa intervista non andrà in onda nel giro di un'ora, stasera avremo Monica che si esibirà non soltanto come presentatrice ma anche come cantante, ma quando vedrete quel che stiamo dicendo sarà stata un successo. E speriamo insomma che va bene, che sia un bel momento. Ma ci in questo siamo lieti. Io ringrazio Monica, ci dobbiamo preparare perché siamo sotto serata, quindi un po' tesi. L'emozione c'è sempre, quindi deve esserci. Quindi Monica, noi ti auguriamo anche un metricamente corto 10, ci mancherebbe, perché non sapremo come scegliere il meglio di te, e auguroni anche per tutte le tue passioni e per il tuo lavoro. Grazie mille. Grazie. E benvenuto a Borgo Ricco. Abbiamo cambiato location, Monica ci ha seguito.